Buonasera, innanzitutto scusatemi che mi introduco così, siamo pochi, non abbiamo bisogno di gridare molto, io faccio un po' le vesti di candidato e di presentatore questa sera, quindi mi accingo a presentare la lista di Ministeri di Giustizia e Libertà e a dare la parola ai candidati. Io dico di apprezzare già da subito l'impegno di Maurizio Bolognetti che oltre a essere capolista alla Camera in Basilicata è candidato anche in Calabria, mi pare sia al terzo posto, al quarto posto, una cosa del genere, sì, al quarto, ed è venuto anche qui per sostenerci in questa campagna elettorale, quindi io mi permetto, se siete d'accordo pure voi, a dare a lui per primo la parola in maniera che possa dirci anche la situazione che trova in un'altra regione, perché tu sei candidato anche in Puglia, se va, Maurizio Bolognetti. Così è crudo. A crudo, Maurizio. Sei radicale, non è che ti posso dire Maurizio Bolognetti. Membro della direzione nazionale di Radicali Italiani in Regione, devo un po' prendermi la parte di presentatore, vero, non di essere di candidato, di altro. Quindi lui è membro della direzione nazionale di Radicali Italiani, nonché militante storico direi, per molto tempo ignoto, oggi un po' meno ignoto, nel senso che è conosciuto nella sua terra per le battaglie sull'ambiente, un ambientalista che dire spiegatato è poco, nel senso che ha fatto denunce sui veleni delle acque in Basilicata, che adesso magari si è crede di raccontare pure lui, perché qua abbiamo dei problemi molto simili in Calabria. E per il resto io adesso ti do la parola, sono così gentilmente restato. Intanto grazie a te, grazie a Giuseppe Gambino, ambientalista sfegato, ecologista, preferisco forse il termine ecologista e forse credo che siamo comunque in tempo. Perché noi siamo qui con questa lista di scopo, che è una lista che credo denuncia e propone, certo, perché noi non siamo quelli della protesta ma quelli della proposta, siamo con questa lista di scopo a raccontare qualche cosa, non certo da oggi, in questo mese di campagna elettorale, il debito di giustizia che c'è in questo paese. Però se è vero, e ci vedremo un attimo, anzi un pochino ci intratterremo anche su questo, se è vero che c'è un debito di giustizia, è altrettanto vero che in questo Stato criminale, in questo Stato illegale, in questo Stato dove il dettato costituzionale è la Costituzione più bella del mondo, di cui in tanti si riempiono la bocca, e come direbbe Marco Pannella, ricordiamoci che è il candidato capolista qui in Calabria, qualcuno forse quando dice la più bella del mondo intende dire altro, la più buona, perché se la sono mangiata un pezzettino alla volta questa bella Costituzione, davvero in tutti i suoi articoli. Beh, per esempio l'articolo 32 della Costituzione, quello che ci parla del diritto alla salute, ma penso all'articolo 75, quello sui referendum, quell'articolo costituzionale con chiarezza indica quali sono i quesiti, le leggi che non possono essere sottoposte al referendum. Di tutta evidenza la Corte Costituzionale, o se volete la Corte Incostituzionale, ha fatto tutt'altro, dando delle gratuite interpretazioni, magari in un caso mettendo un referendum e in un altro caso lo stesso referendum, magari sulla legge elettorale, respingeremo. La situazione è questa, quindi il debito di giustizia, parliamo del debito di giustizia, ne parliamo in un paese che da 60 anni ha fatto strame nel dettato costituzionale, ma se parliamo di questo paese qui, di questo stato criminale qui, di questo stato canaglia qui, evidentemente parliamo anche del debito ecologico, debito di giustizia, debito ecologico, debito pubblico. Ecco, per esempio sul debito pubblico adesso qualcuno si accorge che quali sono gli effetti che ha prodotto anche il partito unico della spesa pubblica, di cui radicali per, denunciato dai radicali per 30 anni. Il debito ecologico, per quanto mi riguarda, significa per esempio che l'Italia
in materia di ambiente recepisce con puntuale ritardo le direttive comunitarie, magari quelle sui rifiuti piuttosto che quelle sul trattamento delle acque reflue. Tu dicevi che c'è qualche problema, probabilmente qualche problema di depurazione pure, no? Sì, cioè, penso che ci sia anche qualche problema con i depuratori. E no, noi recepiamo con puntuale ritardo le direttive comunitarie, e anche quando quelle direttive le recepiamo non le mettiamo in pratica. E non a caso, se andiamo a guardare le procedure di infrazione che in materia di ambiente, ma non solo in materia di ambiente, vengono aperte nei confronti del nostro paese, beh, l'Italia è uno Stato, anche da questo punto di vista, fuori legge. Siamo i record men europei in materia di non rispetto di direttive comunitarie. Per esempio, di recente siamo stati condannati il 31 marzo del 2011 per la violazione di una direttiva che c'è un nome un po' esotico, si potrebbe dire, direttiva IPCC, che poi in buona sostanza che cos'è? La direttiva, quella che ha una connessione diretta con tutta la vicenda delle autorizzazioni integrate ambientali dell'AIA, di cui probabilmente qualcuno di voi sta sentendo parlare in queste settimane, in questi mesi, dopo la vicenda tarantina, perché lì si parla appunto della questione dell'autorizzazione integrata ambientale. Beh, ci hanno condannato su questo perché abbiamo fatto evidentemente i furbi. Ecco, appunto, ecologista sicuramente, come non esserlo, poi ovviamente dovremmo metterci d'accordo sul significato che magari ciascuno di noi può attribuire a questo termine. Sicuramente anche su questo fronte il dibattito, e cioè magari del futuro energetico di questo paese, di tutta una serie di cose che riguardano anche l'ambiente in cui viviamo, è un dibattito negato, è un dibattito che non c'è. Ho denunciato il decadimento della qualità delle acque. Sì, ho denunciato il decadimento della qualità delle acque nella mia regione, in particolare l'invaso del Pertusillo, che è un invaso che fornisce tra l'altro acqua alla vicina Puglia. Mi sono permesso di raccontare che le attività estrattive svolte in prossimità di un invaso non sono probabilmente qualcosa di saggio. Vicino a me ho la fortuna di avere... Ci va a finire l'arsenico nell'acqua. Lui questo no, 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 fermo. Quello succede. Fermo, non diciamo cose che poi non si possono documentare. Poi non parliamo del senso. Stavo dicendo che vicino a me abbiamo un geologo. Ecco, io credo che in scienza e coscienza trivellare, effettuare delle attività estrattive in prossimità di un invaso in una regione che è ricca di una risorsa preziosa che è l'oro bianco, che è l'acqua, credo che sia un dato di incoscienza, qualcosa che non dovremmo e non potremmo permetterci. Ci sono dei geologi, dal professor Leonardo Siber al professor Franco Ortolani, che è un geologo napoletano ben noto, che è stato anche molte volte citato da me nella mia tesi di laurea. Vedi? Il professor Ortolani, che dice che indubitabilmente le attività estrattive fatte in una terra come la Basilicata determineranno un disastro a livello di acque superficiali, acque profonde, perché parliamo di una regione che è un unico bacino idrico di superficie e di profondità. Ma appunto noi siamo quelli che vogliono, vorrebbero legalizzare questo paese. Oggi siamo anche quelli, magari ce lo ricordiamo così al volo, sentiamo adesso parlare di qualcuno che vuole abolire il finanziamento pubblico dei partiti. Noi ci abbiamo fatto solo 3 referendum sull'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Nel 1997 abbiamo distribuito le banconote da 10.000 lire con su stampato il simbolo della lista Bonino-Pannella. Qualcuno quelle banconote non le ha spese, le ha conservate, e credo che questo sia un mandato su cui pure varrebbe la pena riflettere. Siamo quelli che non volevamo certo il Porcellum, perché hanno convocato i cittadini italiani nel 1993 e in tantissimi hanno risposto dicendo che volevano abrogare il proporzionale. In tantissimi allora sicuramente magari erano favorevoli, come noi, a una riforma americana delle istituzioni, anglosassone. E siamo questi qui, siamo quelli che volevano
adesso si parla dello scandalo Finmeccanica, magari del Beni, magari del Monte dei Paschi di Siena. Ecco, noi credo che siamo anche quelli che hanno proposto un referendum per l'abolizione della Golden Share. Ma di tutto questo, però, purtroppo non c'è memoria, la memoria viene cancellata, viene tutto omogeneizzato. Nella migliore delle ipotesi vai a finire in un pastone, noi a dire il vero pure nei pastoni ci andiamo a finire assai di rado, e quindi stiamo andando al voto in una situazione in cui è difficile definire questa campagna elettorale in base agli standard internazionali, una campagna elettorale da Stato democratico, e però ciò nonostante, come vedete qui ci sono compagni ben agguerriti che non molleranno, penso, fino all'ultimo minuto nel tentativo soprattutto di utilizzare questa specie di campagna elettorale, questa farsa, magari per continuare a raccontare che in Italia c'è una bancarotta della giustizia che rappresenta non solo, che ha un riflesso intanto immediato su quella che è la vita economica e sociale di questo paese, ma questa bancarotta della giustizia rappresenta un pericolo per tutti noi, tutti, nessuno escluso, non solo quel terzo di popolazione italiana che è direttamente coinvolto in questa bancarotta nei panni di vittima o di imputato, perché se è vero che sono 10 milioni i procedimenti arretrati che affollano i tribunali di questo paese, 10 milioni di procedimenti arretrati tra civile e penale, beh, possiamo fare i conti della serva e dire che probabilmente circa un terzo o quasi dei cittadini di questo paese è coinvolto in questa situazione. Noi riteniamo che arrivati a questo punto, di fronte a 30 anni di condanna da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo per la non ragionevole durata dei processi, di fronte alle condanne reiterate per quella che è sono le condizioni di detenzione nelle nostre carceri, che sono state, credo con definizione assai felice, definite da Marco Pannella un consistente e allarmante nucleo di nuova Shoah, e quanto è vero, poi magari ce lo raccontano anche i dati di chi si toglie la vita in quelle carceri, 1200 detenuti suicidi in 20 anni, decine di agenti di polizia penitenziaria che si sono tolti la vita, perché noi quando parliamo delle carceri, questo ricordiamocelo, certo parliamo della popolazione detenuta, certo parliamo magari di quel 40% di detenuti in carcerazione preventiva, ricordandoci che il 50% di questi magari sarà ritenuto innocente, però parliamo anche della comunità penitenziaria, quindi degli agenti di polizia penitenziaria, dei direttori, di chi nelle carceri ci lavora, luoghi di tortura senza torturatori. Beh, noi siamo in una situazione oggettivamente, sul piano tecnico-giuridico, il nostro Stato è un delinquente professionale. Purtroppo, e mi avvio a chiudere, il supremo garante del dettato costituzionale, e cioè il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nonostante gli appelli rivolti anche da costituzionalisti, da penalisti, da docenti di diritto, non ha inteso in questi mesi e in questi anni fare una cosa che era tenuto a fare, non era un dovere del Presidente della Repubblica, cioè inviare un messaggio alle Camere per informare le Camere che l'Italia è fuori legge, ripeto, sul piano tecnico-giuridico. Adesso il Presidente, qualcuno direbbe, fa l'anima bella e dice che l'onore dell'Italia è violato e viola il cielo. Siamo disonorati da questa situazione dopo l'ennesima condanna arrivata da Strasburgo. Per quanto riguarda le carceri in questo caso, beh, però verrebbe da dire, me ne assumo pienamente la responsabilità, che se questo disonore c'è, forse arriva anche dal fatto che qualcuno non ha inteso interpretare al meglio il ruolo di garante del dettato costituzionale e quindi di farlo il messaggio alle Camere. La situazione è questa, la lista di scopo è questa, ma se volete, però, se le guardate bene, se lo guardate con attenzione questo sito, se guardate con attenzione queste tre parole, amnistia, giustizia e libertà, però potremmo declinarle anche diversamente. E magari se ci aggiungiamo una E,
congiunzione amnistia, giustizia e libertà. Beh, giustizia e libertà che è parte della nostra storia radicale, di radicali, del nostro vissuto, magari delle pagine che abbiamo letto. E giustizia e libertà significa Ernesto Rossi, significa i fratelli Rosselli, credo che evochi qualcosa, così come evoca qualcosa questo cerchio con le 12 stelle, magari che ci ricorda gli Stati Uniti d'Europa, il fucile spezzato, la rosa stilizzata. Ecco, io dietro questo simbolo e questa lista di scopo c'è una storia politica che qualcuno vorrebbe spazzare via e annientare, e a qualcuno, ma lo dico anche interrosso, che ha storto il naso, lista di scopo, amnistia, giustizia e libertà. Ma guardate, cari compagni, noi nel 1990, io c'ero, tu hai detto radicale storico, appunto, ci sono da una trentina di anni, e io sono stato candidato in un'altra lista di scopo. Quella lista di scopo, in quel caso, era una lista antiproibizionista. Voglio dirvi, scusatemi davvero se sto tracimando, intanto per me antiproibizionismo, per esempio, significa antimafia, qui in terra di 'Ndrangheta, con quello che significa la 'Ndrangheta in terra di Calabria, la camorra in Campania, la mafia in Sicilia. Significa che noi, con questo approccio folle, che è quello del proibizionismo sugli alcolici dell'America degli anni 30, abbiamo consegnato alle narcomafie un mercato che consegna a questi signori una capacità anche di corruzione dei mercati, della società, di tutto, enorme, oltre evidentemente ad aver creato i presupposti, prima citavate la fine di Giovanardi, per far finire in galera magari migliaia e migliaia di consumatori, come purtroppo anche avviene, perché poi ci sono anche delle leggi criminogene, come la fine di Giovanardi o la Bossi e Fini, che hanno reso, per esempio, è stato reso reato il reato di immigrazione clandestina, anche quella è follia. Poi potremmo interrogarci sul fatto che in questo paese ci sono 35.000 reati penali, che forse c'è la necessità di depenalizzare. Magari potremmo ricordarci che noi siamo quelli del referendum torto e che con voi, con i cittadini italiani, con i tanti che votarono a favore dicendo sì, vogliamo che il magistrato che sbaglia per dopo colpa grave sia chiamato a rispondere del suo errore. Il Parlamento ha fatto esattamente il contrario rispetto a quella che era la vostra volontà. Ecco, la nostra storia è la storia di questo paese, è la storia di milioni di italiani, viaggia nel DNA di questo paese, probabilmente lo sanno, perché se solo per un attimo davvero questa storia passasse come dovrebbe, in tantissimi si riconoscerebbero. Noi siamo questo, speriamo che quelli che sono qui presenti, l'invito che possiamo rivolgervi, uscendo di qui, magari provate a convincere e a raccontare a qualcuno dei vostri amici quanto è importante che questa storia continui non a sopravvivere, ma ad esistere e magari a fare da moltiplicatore rispetto a una serie di cose. Grazie Giuseppe. Grazie a te Maurizio. Io passo a questo punto la parola, però prima di passarla sottolineo questo passaggio di Maurizio sul simbolo, che lui ha raccontato la storia di un simbolo, no? Giustizia e libertà, poi ha ricordato come già ci fu fatto una lista di scopo. Io devo dire che quando l'ho visto questo libro l'ho amato subito, un po' perché rassomiglia a quello di Emma Bonino, che è molto graficamente molto diverso, quindi anche la... E poi perché Emma Bonino è candidata anche lei, no? È candidata anche qui in Calabria, lei ha voluto candidarsi uscente, perché qualcuno gli dice ma mandatela a casa, no, si è mandata a casa da sola, si è candidata all'ultimo posto. E Pannella, guardate, lo trovate, io qua lo vorrei ricordare, dice, qualcuno dice vai a casa che sei vecchio. Pannella, guardate, lo trovate qua, ma vi ricordo che Pannella era stato eletto senatore nel 2006 con la rosa nel pugno. La partitocrazia gli negò quel posto per garantirlo a chi evidentemente forse dava più garanzie di una continuità, virgolettato, perché le virgolette sono d'obbligo, soprattutto col senno del poi sappiamo com'è andata il governo Prodi, come è caduto dopo due anni e come è andato a finire oggi.
Io adesso allora passo la parola agli altri candidati, passerei direttamente con Ernesto, no? Mi dicono con Riccardo o Armando, Antonio Lento. Armando, infatti tu. Allora, prima diamo la parola ad Antonio Lento che ci... Sì, vabbè, io sono il centro davanti della squadra, il numero 9, Antonio Lento. Devo usare del termine calcistico. Non voglio dilungarmi più di tanto, cercherò di essere molto molto sintetico. Solo che sono molto esigente, non mi accontento facilmente. Questa sera ne approfitto per i presenti, poi non so a chi arriverà più questo nostro dire, che non mi accontento di chiedervi il voto per amnistia, giustizia e libertà, perché non mi basta il voto, perché il voto posso convincere di darcelo adesso, ma poi la prossima elezione non ce lo darete più. A me interessa, in quanto sono un volantinaro, forse quello più vecchio, forse più vecchio di te. Io faccio volantinaggio in Piazza Duomo a Milano dal 1967, l'anno in cui ho scoperto di essere radicale, perché radicale lo sono dal 14 dicembre 1957, quando sono nato praticamente. Poi all'età di 20 anni ho scoperto di essere radicale. Come l'ho scoperto? Per puro caso. A 20 anni si fa, tutti vogliamo cambiare il mondo, no? Ci sentiamo, vorremmo fare qualcosa per... allora poi, essendo un'età dove ci si deve responsabilizzare, quindi si deve andare a votare, uno si deve chiedere, ma insomma che faccio, cosa non faccio, chi lo vado a dare solo? Ebbene, da Foscaldo sono stato catapultato a Milano per motivi di lavoro e lì c'è una realtà completamente diversa, incontri tutti. Neanche fatto apposta trovo un calabrese a scuola con me, un dottor in agraria, tipo molto in gamba, di democrazia proletaria. Allora andava forte il nostro Capanna, eccetera, quindi sai, l'età, la rivoluzione, questo qui viene e parlo, dico a Roma, tu, no, io sono un attivista, sono questo, quello, senti, ma sabato noi abbiamo una riunione in via, se non ricordo dove, e beh, questo qui, dico, io vado a vedere. Anche perché mi sentivo di sinistra, di estrema sinistra, cioè, di radicale ancora non ne sapevo più di tanto. Beh, vado per andare a sta riunione di questa democrazia proletaria, c'era da fare un pezzo a piedi, sbaglio strada. Capito in una piazzetta, in una piazza secondaria di Milano, non piazza Roma, molto secondaria, e trovo quattro befane, quattro donne vestite con gli zatteroni, portavano i zatteroni, con le gonne lunghe fino ai piedi, i capelli sciolti, dico saranno quattro giorni di femministe, dico io. Però la curiosità mi sono fermato e ho subito parlare. Mi sono veramente innamorato e ho scoperto così che due di queste quattro befane che vedevo lì erano la Emma Bonino e la Delle Faccio. Da allora, ragazzi miei, io non mi sono più distaccato. Poi ho visto con lo scemo di Pannella col bavaglio in televisione, in occasione del tribunale elettorale, e quello è stato proprio il colpo di fulmine. Da Pannella non mi sono staccato più. Quindi quello che vi chiedo, perché io sono sicuro che, siccome per esperienza, ai referendum, noi pigliamo il 90% dei votanti, è possibile che poi all'elezione non riusciamo più a prendere, non dico il 90, ma qualcosa in più di quanto prendiamo adesso. Qual è il motivo? Ecco che la mia esigenza, la mia richiesta qual è, non è quello di darci il voto adesso, ma è quello di scoprire il radicale che c'è in voi. Perché sono convinto che i radicali non sono 3.000, 1.500, 1.500, 2% quanto siamo. Io credo che siamo molto, molto di più, ma proprio tanti di più. Quindi vi invito a scoprire il radicale che è in voi. E vi ringrazio. Allora, passiamo a Riccardo, questo è Riccardo Missiani.
Grazie Giuseppe per la presentazione che hai fatto prima. Io, innanzitutto dico che sono un impiegato, lavoro alle poste e che comunque sono radicale da sicuramente meno tempo di tutti gli altri, forse non da lo stesso Di Armando che lo è da ancora meno, però buoni 13 anni che mi legano allo spirito radicale. Mi vorrei ricollegare al discorso che ha fatto poco fa Maurizio Bolognetti sulla Costituzione. Ci sono altri articoli molto importanti. Quello che per noi è fondamentale, io e Armando, insieme anche a Marco Marchese, rappresentiamo in Calabria l'Associazione Radicale Certi Diritti, che è sinonimo di diritti della comunità LGBT. E c'è un articolo della Costituzione che è quello dell'uguaglianza dinanzi alla legge. I radicali si battono anche per questo, i radicali si battono per l'uguaglianza dinanzi alla legge, si battono per la libertà di ricerca scientifica, la libertà cura. Poi si parlava appunto di due leggi abominevoli che sono la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi che hanno purtroppo alimentato le carceri. L'antiproibizionismo potrebbe essere una soluzione per questo paese. L'antiproibizionismo significa tante cose, come diceva Maurizio, significa antiproibizionismo non soltanto sulle droghe, significa antiproibizionismo ad esempio contro la prostituzione, perché la prostituzione è un fenomeno che spesso e volentieri è sottovalutato. Noi come radicali pensiamo che legalizzare molti settori, tra cui anche questo, significa levarlo al lavoro nero e levarlo soprattutto alla criminalità, perché la criminalità è il problema del sud, della Calabria, di tanti altri posti, penso in Italia. Quindi cosa dire se non di votare la lista Ministero di Giustizia e Libertà per la parola stessa che lo dice libertà, lo abbiamo citato un po' tutti la parola libertà, ma libertà, siamo veramente liberi? Ci dovremmo fare questa domanda, se lo siamo davvero. Quando andiamo a votare dovremmo domandarci se siamo veramente liberi, liberi di parlare, liberi di essere noi stessi, liberi di poter essere dinanzi alla legge uguali. In realtà io credo che per colpa della partitocrazia, come dice Marco Pannella, ma anche per colpa del nostro lasciare fare agli altri, non siamo più liberi. Quindi per appropriarci del nostro voto, innanzitutto io vi consiglio di partecipare alla politica attivamente. Votare è una cosa fondamentale, però se voi partecipate alla politica come avete fatto oggi, che siete venuti qua ad ascoltarci, e parlare a casa, raccontarlo agli amici, al lavoro, quello che avete ascoltato qui questa sera, questi temi che comunque sono vostri temi, i temi dei vostri figli, i temi dei vostri amici. Immaginate il futuro se non ci fossero delle persone radicali che magari rappresentano una percentuale molto bassa del, purtroppo, del Parlamento, ma una percentuale che comunque ha fatto tanto nella storia italiana e continua a fare in silenzio per il paese. Lo diceva pure chi mi ha preceduto, che magari molti sono radicali ma non lo sanno, perché hanno dentro di sé il germe radicale e che magari deve attecchire, deve crescere, e magari per paura uno non lo alimenta perché non si sente escluso, si sente emarginato. Alle volte questo fatto di essere emarginati non significa essere soli. Pensate proprio alle carceri, a queste persone che sono da sole, sono... Marco Pannella l'ha definita la discarica sociale, perché effettivamente sono abbandonati, sono lì e sono nascosti al mondo, e ci sono tante esigenze, ci sono tanti suicidi che avvengono ogni anno in carcere, avvengono da parte delle guardie penitenziarie, da parte delle persone che sono sottoposti al regime carcerario, ci sono tanti anche omosessuali che si suicidano in carcere perché non riescono a sopportare il regime carcerario, che poi è il regime italiano, che è quello della mala giustizia e della mala sanità. Parlavano poco fa anche di rifiuti. In Calabria basta guardarsi un attimo intorno e vediamo che il problema dei rifiuti è un problema ampio, perché sembra che si risolva, poi sembriamo Napoli, ma non è Napoli, è un problema italiano. Il problema dei rifiuti è un qualcosa di grosso, che non possiamo ridimensionare alla questione degli inceneritori, come qualcuno ci vorrebbe far credere, come panacea. La differenza, noi proponiamo tante soluzioni ecologiste, ma soprattutto sensibilizzare il cittadino a essere partecipe della politica, di essere partecipe della società.
perché se una persona conosce è responsabile e può allo stesso tempo essere consapevole di quello che va a votare e soprattutto di quello che è il dovere civico di votare. Quindi io voglio dirvi una cosa molto semplice, che per essere persone veramente libere bisogna comprendere la libertà delle proprie scelte che si fanno ogni giorno, anche quando si va a lavorare, anche quando si va a votare. Quindi votare la lista Amnistia, Giustizia e Libertà significa una scelta importante, una scelta di serietà, una scelta che sicuramente può andare contro il pensare comune del populismo, di chi dice che magari è sbagliato dare il voto alle piccole liste perché si disperde il voto. In realtà no, date il voto alle piccole liste come Amnistia, Giustizia e Libertà, perché Amnistia, Giustizia e Libertà è una parola che vi rappresenta, siete gli unici probabilmente a poterla rappresentare dinanzi alla legge questa parola, perché voi siete ancora liberi se potete esercitarla questa libertà. Io vi ringrazio di essere stati qui presenti questa sera e vi ringrazierò se riuscirete a esserlo ogni giorno, un po' radicali, perché essere radicali significa non girarsi dall'altra parte. Le persone che si girano dall'altra parte dicono che purtroppo è così, non si può fare nulla per cambiare l'Italia. Ecco, allora... Come il Presidente della Repubblica. Non bisogna girarsi mai dall'altra parte. Non ci sono le condizioni. Le condizioni invece ci sono, le condizioni ci sono se uno vuole che ci siano le condizioni. C'è gente che dice che non si può fare nulla, però no, le condizioni ci sono sempre. Basta non voltarsi dall'altra parte, andare avanti, fare il proprio dovere, anche nel proprio piccolo, nella propria regione, che è difficile da gestire, ma farlo tutti i giorni. Quindi io vi ringrazio ancora di avermi ascoltato, di averci ascoltato, e votate con coscienza, votate Amnistia, Giustizia e Libertà. Grazie. Riccardo Armando Questa. Sono il più giovane radicale presente, ovviamente. Per perdoniamo. Sono ancora un quarto di secolo vissuto, sono pochi anni che pratico la radicalità. Niente, allora, sono in Praia a Mare, visto che siamo in zona che è più vicina a noi, sono in Praia a Mare, studio all'Università della Calabria in ingegneria. Faccio parte, come mi diceva Riccardo Marco Marchese, per Calabria Radicale, per Centri Ricchi e per l'Italia, nelle campagne contro l'omofobia e per la pratificazione di giustizia. Siamo diventati, come diceva, noi abbiamo la possibilità di poter cambiare, ma non abbiamo mai mezzi di novità. Infatti praticamente siamo diventati la ruota del carro dell'Europa, perché l'Europa ci traina e noi siamo obbligati a farlo, come infatti prendo spunto dall'ultima sentenza della Corte Costituzionale di Strasburgo per i diritti umani, che si è espressa a favore dell'adozione per le coppie omosessuali nel caso in cui una donna venisse, cioè dopo il divorzio avesse un'altra compagna, questa compagna ha il diritto di poter adottare il figlio della compagna. Prendo esempio il fatto che in Italia ancora non ci sia una legge che regolarizzi il matrimonio civile tra il matrimonio coppie di fatto, diciamo, eterosessuali e omosessuali. Infatti molti italiani scappano all'estero per andare ad ufficializzare un legame che praticamente in Italia non trova nessuna riconoscimento, sia per quanto riguarda la questione di degenza ospedaliera, per quanto riguarda la immigrazione o per quanto riguarda l'accesso a bandi di quelli comuni e cose del genere. Come dicevo, io appunto pensando io sono stato 2 giorni su internet a cercare la storia della Bonino, di tutti i radicali, perché essendo giovane non l'ho vissuto, quindi mi sono dovuto prendere carico di informarmi prima di parlare, giustamente. Penso appunto ai referendum promossi dai radicali, come quelli dell'aborto, per il divorzio del 74 e dell'81, che chiamarono il popolo ad esprimersi su temi etici, anche e come tutti il popolo italiano fu chiamato, fu per scelta, andò a votare e prese e venne fuori un forte sentimento di presa di coscienza da parte di ogni persona e nel poter esercitare un diritto che anche qualora noi non volessimo, poi bisogna la possibilità agli altri di poterlo avere questo diritto, appunto il divorzio, comunque l'aborto e speriamo in futuro per i legami
omosessuali e con, per me sono, io sono concludente sia per i legami omosessuali come matrimonio tra virgolette e come adozione per i figli, perché penso che penso di essere cresciuto in una famiglia eterosessuale, cioè che mi ha dato dei buoni principi, sono nato così, mi trovo, mi sono accettato per quanto sono e penso di avere dei sani principi tali da poter parlare e poter far crescere un bambino, comunque non in tempi brevi, ovviamente tra un po' di anni, comunque con i principi che mi sono stati inculcati dai miei genitori, che ringrazio come tutti gli altri. Quindi quello che mi aspetto in pratica è fondamentalmente che nelle prossime 5 anni, che ho dubbi riusciremo ad avere 5 anni di governo, all'interno delle agende di governo siano inseriti comunque questi temi, che oramai se andiamo a leggere i programmi elettorali di destra, sinistra, centro, c'è scritto di tutto e di più, a parte Casa Paolo che si distingue fondamentalmente, ma tutti gli altri parlano di diritti omosessuali. Quindi speriamo che nei prossimi 5 anni sia effettivamente la volta buona per poter inserire questi temi all'interno delle agende di governo. Grazie. Tu questa volta anche per venire a segni. Mi è venuto un ultimo spunto da sempre a riguardo della realtà in cui viviamo, altamente omofobo. Comunque stamattina è uscito un video da parte di Fratelli d'Italia che emulando i cartelli proposti a Sanremo sulla coppia dei ragazzi che sono venuti a sposare a New York per legalizzare, hanno quindi fatto questo dialogo così muto con dei cartelli in cui dicevano appunto di andare a votare infatti la lista Fratelli d'Italia, nel finale dicevano andate a votare con la testa, con il cuore, scusate la parola, e non con il culo. Quindi vabbè, poi oltre quindi all'omofobia anche se l'assessismo, perché tipo andavano a ricordare che loro amano soltanto le donne, elogiando la premista, la Meloni. Sì. Quindi purtroppo siamo in un mondo davvero che ci continua a perché la donna per l'Italia per premessa è stato un oggetto appunto, quindi oltre se oltre omofobici anche se sono fobi, se sono fobi. Scusa, ti ho portato. Ti ci provo. Prego, il maestro. La mia tesi, perché Antonio prima parlava pure Riccardo, il fatto del di quando uno è radicale, queste cose qua, secondo me, io la mia tesi è che sono già radicale, parecchi, ma non glielo faranno mai comprendere. Cioè la partitocrazia che da 30 anni ha fatto quello che ha voluto, cioè ha manipolato l'informazione, cioè praticamente si va a votare, ma mi devono spiegare con quale informazione, con quale, cioè quando in una trasmissione come a Ballarò si parla della regione Lazio e ti invitano la Storace, Zingaretti, e ti invita poi chi c'è la Buongiorno e non ti invitano Giuseppe Rosolini e non ammette, cioè assolutamente non parlano nel caso Polverini proprio. Hanno fatto due trasmissioni, il giorno dopo hanno poi fatto prima l'audience e poi il giorno dopo c'era Rosolini. Hanno fatto due, capito? Il giorno dopo, hanno fatto due trasmissioni separate. Che si compa che non lo so, perché la Roma è scandaloso. Come si fa a parlare della regione Lazio, cioè Flores? Allora, alla Polverini gli ho fatto la campagna elettorale, perché quando nel 2010 ci furono le regionali, praticamente Sandoro e Flores gli hanno fatto la campagna elettorale. L'ultima, quando prima di che succedesse, quando è andata la Polverini, addirittura la RIB invitata di nuovo, cioè quella che non sapeva niente, dopo una settimana che non ha parlato, non ha detto niente per rispetto delle istituzioni, cioè veramente è qualcosa di... Questa ricordo... l'unico gruppo che la sera non aveva utilizzato, quando scoppiò lo scandalo di Fiorino, scusami. No, vai. Lo scandalo di Fiorino ha investito tutti, tutti, tranne i radicali. L'unico gruppo è stato quello radicale, ce la riconosco, non so, sono obiettivi, non sono radicali ma sono obiettivi. Che non so, ma quante persone sanno che i radicali hanno restituito i soldi alla regione Lazio? Non lo sa nessuno. Perché non l'avevano spesi, non l'avevano spesi. Non l'avevano spesi, no, ma l'hanno restituiti. L'hanno pure, non so che non l'hanno spesi, l'hanno anche restituito. Ma se tu chiedi per strada, non lo sa nessuno.
censura assoluta. Cioè, sono venuti quelli di Rete 3 di GS, sono venuti a fare interviste, mi volevano, hai capito, strappare da me Emilio Quintieri. Cioè, la loro notizia qual era? Emilio Quintieri, si parlasse come se fosse una vergogna, come se chissà che lo scoop. Infatti Abri ne ha parlato, cioè la notizia l'ha dato il candidato a Ministero di Giustizia e Libertà. Cioè, ma di quello che abbiamo detto stasera, probabilmente a Rete 3 di GS non interessa. Il messaggio doveva passare solo quello, Emilio Quintieri, perché poi per il resto sono andati via, non li vedo più. Cioè, questo è il discorso. Veramente la gente, io vorrei capire. Ancora una cosa, diciamo, hanno intervistato tutti. Va bene. Aspettiamo da non mettiamo, voglio vedere non cosa aspettano. Mettiamo il carro. Mauri, voglio vedere, poi ti dico io cosa non aspetto. Poi mi fai sapere cosa. Mettilo su Facebook, se lo vediamo tutto. Sì, ve lo passo io. Cioè, quello che volevo dire, Andò, è che veramente la gente è già radicata, perché tu quando ne parli, pure per, ti danno sempre ragione. Però alla fine noi glielo permettono di dire, perché non c'è, il nulla. Io ho sentito Scilipoti, c'è stato l'altro giorno Scilipoti, ti giuro pare, ce l'ho fatto. Sono stato 3 minuti, io ho capito perché Di Pietro l'ha candidato, l'ho capito, l'ho compreso. Perché se no non si capisce. Cioè, qua parlavano, cioè, alla fine dei capelli di Berlusconi. Cioè, ma si può fare, cioè, io con cose allucinanti, ho sentito proprio veramente cose allucinanti. Ecco perché alla fine bisogna censurare i radicali, tutti tranne i radicali, quello è molto. E poi una cosa volevo dire a Giuseppe, visto che sei geologo, si parla tanto che non c'è valore. Parlano o del ponte dello stretto o dello DAP in Val di Susa. Ti vorrei chiedere, visto da geologo, visto anche che c'è basta un temporale e abbiamo disastri, effettivamente penso che è una cosa che c'è per il territorio, gli interventi che si dovrebbero fare, secondo te, da geologo? Allora ti rispondo subito, perché mi fai una domanda che ovviamente direttamente, da geologo, ma anche da buon padre di famiglia più che altro. Io penso, noi abbiamo questo diffuso dissesto idrogeologico dappertutto. In tutta Italia? Sì, in tutta Italia, però attenzione che la Calabria ha una particolarità. In Calabria non c'è un comune che non abbia classificato un'area a rischio. E su questo bisogna dire che la partitocrazia non ha neanche capito qual era inizialmente il compito del PAI, Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria, che indicava queste aree a rischio. I comuni hanno avuto la paura che qua non si può più costruire, sono delle macchie che impediscono la costruzione, e non c'è stato un comune in Calabria che abbia fatto interventi, che abbia chiesto alla comunità europea, come era previsto, interventi per la mitigazione del rischio specifici su interventi. Quindi una disattenzione a questo fenomeno, no? Che fa il paio poi con un'altra disattenzione. Nel 1999, io questo lo vado dicendo, tu mi hai dato il là su una cosa che mi riguarda. Nel 1999, forse ve lo ricordate, il professor Franco Barberi all'epoca dirigeva la protezione civile e fece uno studio su 9 regioni, tra cui anche la Calabria e l'Abruzzo, censendo la vulnerabilità degli edifici pubblici. Ovviamente non andò casa per casa, andò sugli edifici pubblici, stiamo parlando di scuole, ospedali, edifici comunali, edifici provinciali, tutto quello che era domus pubblica. Bene, gli edifici che furono, innanzitutto i dati, il 67-70% degli edifici pubblici nella regione Abruzzo era censito ad alta vulnerabilità, e quegli edifici sono venuti giù al terremoto dell'acqua, sono venuti giù. Io non voglio fare l'uccello del mare avuto, ma noi ce lo insegna la storia, anche in Calabria periodicamente abbiamo avuto dei terremoti. Noi in quello stesso studio abbiamo il 67% degli edifici pubblici, il 58 per la precisione, non ricordo, 58 e mezzo, le scuole, gli edifici dove noi mandiamo i figli, ma sono, diciamo, diroccate, che se venisse un terremoto il 60%, speriamo che il terremoto avvenga in orario extrascolastico, il pomeriggio, perché se viene di mattina
ci mettiamo a rischio vite umane. La strage di legalità che si fa dalla parte della... Come? Purtroppo la speranza però si scontra contro il dato, la speranza però si scontra contro la certezza scientifica che avverrà. Noi abbiamo degli studi del Servizio Sismico Nazionale, del Gruppo Nazionale di Difesa dei Terremoti, il GNDT, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha fatto delle accertabili, non previsioni del quando il terremoto ci sarà, ma che ci sarà, e ha dato anche altre attendibili previsioni per quanto riguarda i tempi medi di ritorno. Mediamente un terremoto, per esempio, io mi sono guardato la cartina nell'area di Sellia Marina, dove il sisma massimo, il terremoto di intensità massima che si è risentito è del 9° grado della scala del Cali. Per quel terremoto i tempi medi di ritorno sono 75 anni. Ora però bisogna dire che a Sellia Marina un terremoto di quell'entità non si verifica da oltre 150 anni, 170, per la precisione stiamo parlando del sisma che è fine del 700. Quindi stiamo parlando di una certezza che si verificherà, e di questo la partitocrazia, guardate, su questo sono tutti uguali, hanno parlato ancora, ne parlano, di ponte sullo stretto, di fare questa mega opera faraonica, senza contare che invece questo tipo di lavoro, il risanamento del dissesto idrogeologico diffuso sul territorio, oltre che l'adeguamento e la rottamazione degli edifici pubblici, avvierebbe un volano sui famosi green economy, lavori verdi, e dall'altro un volano sull'edilizia, non quella finalizzata al piano casa ad ampliarsi una verandina, tanto com'è, oltretutto è proprio quella verandina, non perché uno non la vuole far aprire, ma se non la apre con i criteri nelle zone dove c'è la possibilità che sia un terremoto, anche l'ampliamento della veranda è destinata a sbriciolarsi. Io una cosa la voglio chiudere su questo argomento, perché basta ricordare una cosa molto semplice: non è mai stato, questa è la cosa che ripete il mio maestro, tra virgolette, quando eravamo all'università, io ho studiato con Mario Tozzi, e lui questa cosa la ripete alla noia, dice: non è mai il terremoto che ti uccide, è sempre la casa che ti crolla in testa. Il terremoto non ha mai ucciso nessuno. Noi, a sapere che abbiamo degli edifici pubblici, cioè che lo Stato viola la legge, in questo caso antisismi, in quest'altro una legge ben più grossa, è la legge, l'articolo 27 della Costituzione, oltre che la Convenzione dei diritti dell'uomo, e là è la legge strutturalmente violata, che come nel caso dei suicidi, 600 persone in 10 anni, 1200 in 20 anni, è come se avessimo cancellato un paesino della Calabria, un paesino piccolo ovviamente, 1200 persone, però stiamo con il Beppe Grillo, parla della bomba da buttare il Parlamento, lo Stato italiano l'ha già buttato, negli ultimi 20 anni ha ucciso, perché alla pena di morte è stata sostituita la morte per pena. Cioè uno si dispera a tal punto che l'unico modo per liberarsi da questa condizione inumana e degradante che viene applicata sistematicamente Emilio adesso è trattato in modo inumano e degradante, e si trova tra quelle persone detenute, 65.000, dice Bolognini, in realtà sono 68.000. Ah, è stato, sì, perfetto. E questa è una notizia che speravo. Comunque, anche lui è, in questo caso, per fortuna, è stato tradotto ai domiciliari, però comunque sarebbe sempre tra quel 40% in attesa del giudizio, che al 90% la metà di questi, al 90% statisticamente la probabilità, la metà sarà riconosciuta innocente. Quindi, poi l'ha detto Ernesto prima, quando facevo la domanda su chi chiede, non c'è bisogno, secondo me il giornalista dovrebbe un attimino
prima di fare una domanda pure informarsi, dice, ma chi ho davanti? Porcaiolo o garantista? Perché la storia dei radicali, guardate, dice, è una lista di scopo, parlate solo dell'amnistia, giustizia e libertà, ma non ci sono tutti gli altri diritti. No, ci sono gli altri, la libertà, diciamo. E io dico, no, io dico che questa è una storia che si è cancellata dal Parlamento. È un danno che sarà prodotto al paese, perché ne ha ricordato qualcuno, Maurizio, qualcun altro pure Armando, diritti che conquistati. Chi di voi non ha un figlio che magari ha obiettato di fare un servizio militare? No? Chi se lo ricorda questa legge, l'obiezione di coscienza? L'abbiamo in Italia solo perché a me l'altra sera è stato Modesto alla televisione, non ha detto per una battaglia che ho fatto io personalmente, uno sciopero della fame, ha scritto un libro, il diario di Nicolino Tosoni, me l'ha venduto Nicolino, fantastico ragazzo, e in quel libro io ho capito che non conoscevo tutto, che c'erano degli aspetti, aborto, divorzio, che mi sfuggivano. Ora qual è l'aspetto che mi sfugge, che molto spesso ci sfugge? Dice, a me hanno fatto una domanda, dice, ma perché non, se siamo stati così in maggioranza nel paese, perché non ci conoscono e non ci vogliono? Secondo me la risposta è la miseria dell'informazione, ed è una risposta che deve tenere conto di un fatto. I ragazzi di 18-20 anni, ai quali io mi sento molto spesso rispondere, ah ma io voto per il vecchio grillo perché voglio protestare, perché si sono mangiati i soldi dei cittadini, perché... Ma chi glielo racconta a questi ragazzi? Se non lo fa il servizio pubblico televisivo, o andare il candidato porta per porta a raccontare, guarda che noi abbiamo proposto l'abolizione del servizio pubblico e del finanziamento pubblico ai partiti, e che però poi la partitocrazia, tutti uguali, è sbagliata questa frase, ma quale tutti uguali? Io avrei scritto tutti i soci, perché non sono uguali, sono soci a delinquere e sono ladri, rubano, arrobano dalle tasche vostre, spiegatela a chi non ci conosce e non ci vota. Oggi io chiedere il voto, che divento pure esempio, poi specialmente quando mi dico no, io sono impegnato nel mio partito, dico, allora dammi un contributo. Ma lui dice, ma tu sei pazzo, mi ha risposto. Un contributo, puro contributo, un suo voto, puro contributo. Ho detto, guarda, che se i voti non te lo chiede così il soldo, te lo fotte dalla tasca, ti la roba. E questa è la risposta, secondo me. Perché non ci votano? Io mi chiederei perché non ci vogliono nelle coalizioni che ci permetterebbero di superare uno sbarramento. Io questa è la domanda, perché il Partito Democratico, dei miei stivali democratico, perché il Partito Democratico dei miei stivali ha deciso di escludere proprio quei due che avevano fatto la denuncia e che adesso restituiscono i soldi, ha deciso proprio questo, no, non li voglio. Allora ditemi, datemi questa risposta, chi è il vero fascista? Chi è il vero fascista? Colui che ti esclude proprio quei due, dice li rinnoviamo tutti, rinnoviamo anche quei due. Attenzione, tu rinnovi tutti quelli che avevano rubato e stai mandando a casa pure quelli dei due che hanno denunciato i rubatori, i ladri di roba. Per tornare allora, io adesso non la voglio fare lunga, del motivo, del perché i giovani non ci conoscono. Io l'ho detto due parole. Miseria dell'informazione. Se tu non permetti ai cittadini di conoscere le varie offerte politiche, le diverse offerte politiche che ci sono in campo, quello che viene, soprattutto nel momento in cui c'è uno schifo che prende alla pancia della politica, io sento ragazzi, ma non solo ragazzi, anche persone grandi, 45, 50, 55 anni, che però poi parlano la più bella Costituzione del mondo, no? Ma quello è Bersani, Benigni, pure Benigni. Benigni l'ha detto nel suo spettacolo, la più bella del mondo, però è la più inapplicata, perché l'articolo 27, Bersani e Berlusconi, se lo stanno calpestando. Non mi meraviglia Berlusconi,
ma mi meraviglia Bersani che dicono che sono gli estremi garantisti e amanti di questa Costituzione, come diceva Maurizio Bolognetti, che sono proprio quelli che l'hanno tradita. Sono quelli che l'hanno tradita la Costituzione. Vi ricordo che per 22 anni abbiamo aspettato, dal 1948 al 72 su 24, 24 anni abbiamo aspettato l'istituzione delle regioni. No, era, avevi ragione, erano 22, 70. E quindi l'istituzione delle regioni. Noi avevamo sin dal 48, gli italiani avevano le quattro schede per votare: Camera, Senato, referendum e regioni. Chiedetevi perché i difensori della Costituzione hanno messo 24 anni, 22 anni per approvarla e per farci andare a votare, a scegliere un presidente della regione anche qui in Calabria, in tutte le regioni d'Italia. Allora, condizioni di illegalità della campagna elettorale e della pre-campagna. Per 5 anni la televisione è stata, in televisione il dibattito politico si è svolto da Ballarò a San Apostrofo Oro, come dice Bernardo, San Apostrofo Oro, il Santoro, fascista rosso, perché uno che sistematicamente esclude una parte politica, per me è un fascista, rosso, verde, giallo, ma chi fa una cosa è un fascista di questo tipo. Torniamo a Bomba, perché siamo qua, perché siamo con una lista di scopo, perché ci rifiutiamo di non mettere come primo posto questa prepotente urgenza, come l'ha definita Napolitano. Io quando ci fu quel convegno nel 2011, giugno del 2011, un anno e mezzo fa, insomma, quando ci fu quel convegno, a giugno fa 2 anni, io dissi, ma forse è fatta, perché se il Presidente della Repubblica in un convegno dice questa delle carceri italiane è una prepotente urgenza, ancora non c'era stata la sentenza. Scusami, però è importante, Michele dice, se tu leggi l'intervento che è ancora sul sito del Quirinale, mica si riferisce solo alle carceri. La giustizia, sì, è vero, non dice solo, non si riferisce in quell'intervento solo alla questione carceri, ma ovviamente si riferisce alla questione carceri e giustizia, perché le 2000 sentenze di condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo arrivano anche per l'ingiusta lunghezza del processo. Quanti di noi abbiamo avuto un processo che è durato 10 anni, se non nel penale, nel civile? Ma quando va bene durano in media 10 anni, ma ci sono processi che durano anche di più. E vi ricordo le 170.000 prescrizioni che ogni anno si verificano, in cui le parti lese non saranno minimamente risarcite. Se si fa un'amnistia e si amnistia il reato che ha commesso il signore rubando la mela alla signora, è vero che al signore viene concessa l'amnistia, ma è vero che alla signora viene ripagata la mela, c'è l'eco risarcimento, cosa che invece se vanno in prescrizione non c'è. Se permettessimo di raccontare queste piccole cose e farle conoscere agli italiani, io credo che anziché lo 0,2, il 2, il 3%, potremmo arrivare non al 4, non alla soglia dello sbarramento al Senato dell'8%, ma i radicali sono stati maggioranza nel paese, maggioranza. Io concludo leggendovi dei numeri, do un po' di numeri pure io, scusami. Ancora una volta è l'Eurispes che ci dà i numeri e ci dice che sui diritti civili, la stragrande maggioranza degli italiani è molto più avanti della politica. Quale partito? Io qua avrei cambiato della partitocrazia, tutti uguali tranne i radicali anche in questo caso, perché dice gli italiani, guardate a che cosa sono favorevoli, alle unioni di fatto 71,2%, cioè una maggioranza pura, alla fecondazione assistita 79,4%, alla pillola abortiva 63,9% degli italiani, al testamento biologico 77,3%, all'eutanasia, non il testamento biologico, cioè se caso mai non sa, no, l'eutanasia 64,6%, non è uno studio radicale, è Eurispes.
I nostri partiti no, se la sbrigano dicendo Berlusconi, l'altra volta ho parlato di coppie di fatto e ha fatto l'esempio del prete che vive con la perpetua. Ok, questa è la necessità di riconoscere il diritto al prete con la perpetua. C'è la partitocrazia, quante, perché anche nel centro-sinistra, dove c'è qualche forza politica che è favorevole ai matrimoni gay, però c'è una contraddizione in termini, perché il Partito Democratico ha già dichiarato di essere favorevole al modello tedesco per cui coppie di fatto per i premi e per le perpetue. Io vi ringrazio e vi chiedo scusa se siamo stati lunghi, se abbiamo iniziato tanto, e vi ringrazio veramente della presenza che ci avete dato e ci avete consentito di parlare, avete consentito a me e pure a Maurizio di saltare l'ora di cena, quasi, noi stiamo cercando di farvela saltare in tutti i modi, pure a voi, e quindi vi ringrazio ancora una volta e speriamo di poter... Se ci sono domande... Credo che ecologisti dobbiamo essere tutti a fare l'Italia, no? Io lo sono per nascita, lo sono per professione, lo sono per costituzione e sono qui non per questo, ma per un contributo di solidarietà proprio a chi ha sempre fatto battaglie di civiltà. Quello che io non riesco è che vi consiglio di creare uno studio, come mai? Uno studio proprio a costa, come mai? Io sto leggendo quei dati, ma io quei dati li conosco perché ho 76 anni, ho fatto anche politica attiva, di piccolissima parte, e nella mia vita proprio, ovviamente, e conosco un po' la storia di tutti i partiti, e soprattutto di questi che io ho sempre ammirato, io ho votato nel referendum perché li ho ritenuti giusti, li ho ritenuti come sempre battaglie di civiltà. Questo discorso, un partito antichissimo, che c'è da quando è nata l'Italia Democratica, l'Italia Repubblicana, dalla prima elezione, nel 1946, c'è. Perché siccome non si è andata avanti politicamente, cioè siete rimasti sempre in una piccolissima minoranza proprio degli italiani, quando invece in realtà non si è riuscito delle battaglie di civiltà alle quali hanno aderito la maggioranza degli italiani, grandissima maggioranza degli italiani. Perché ve lo siete mai chiesto? Perché non ve lo chiedete? Il motivo? Perché non fate uno studio profondo? E questo è l'invito che vi do, uno studio profondo per dire, per cercare di me. Non è possibile un partito del genere, e non è la questione di non è una questione dei media che non danno il posto nella televisione, no. Io ricordo che chi ha cominciato a fare politica, non durante le elezioni, ma sempre in piazza parlavano a gente, magari c'erano tre persone, quattro persone, facevano un fracasso per fare capire alla gente qual era il loro pensiero. Io non so suggerirvi qual è il motivo, dato tanto non lo so, ma io vi inviterei proprio a fare uno studio profondo, a chiedere magari autocritica, come si può dire, riunite i più validi sociologi che avete, per vedere un po' quali sono i motivi per cui la gente poi non vi vuole alle politiche. E quando invece combatte assieme a voi tutte le battaglie, tutte di civiltà che ripeto avete sempre incontrato.
Io sono qui anche per questo, e soprattutto la mia presenza vuole essere proprio, vuole essere un contributo di solidarietà per questi tutti i fondamenti che hanno fatto dei risultati, io sempre ciò. Mi infastidisce il fatto che voi siete così piccoli. Anche a me, devo dire. Io la ringrazio perché innanzitutto lei ci fa due proposte. Una è quella di fare un sono due proposte che io sottoscrivo, perché lo studio, erano due studi, uno studio per cercare le cause e l'altro che mi piaceva ancora di più, era lo studio per cercare i rimedi. Ah vabbè, i rimedi verranno dopo, se uno sa le cause, già. Uno deve identificare le cause. Allora io, siccome procedo secondo un metodo galileano, insegno scienze nella scuola media, gli dico quali sono le osservazioni dei fatti, formulo uno di qua, allora ho osservato il fatto che siamo allo 0,3, che siamo stati battaglie maggioritarie nel paese, formulo l'ipotesi, la miseria dell'informazione, io gliel'avevo già data la mia ipotesi, è un'ipotesi, ancora non so se è vera o non è vera. C'è stato in passato, me l'ha detto. Oggi ce la faccio. Non è passato. Allora le spiego perché non sono sicuro che non è passato. Io l'altro giorno ho partecipato a una riunione in direzione nazionale in cui c'era pure Maurizio Bologna. Ho detto in passato. C'è stata la possibilità. E chi non conosce Pardella? Ma lo conosco e chi non lo conosce il passato per le passate trasparenti. Allora, premesso che il passato, per esempio, radicale non lo conosce per questo, io non lo conosco per questo, lo conosco per le battaglie che ha fatto. Ma se io ancora la gente parla di Cicciolina, quando parla di Pardella, per Cicciolina. Allora, scusi. Ma potresti dire lei forse la risposta più semplice, visto che ha detto lei che lei ha condiviso le nostre parti, le nostre, cioè come radicale, in battaglia, un voto radicale, forse potrebbe essere proprio lei il primo a darci una lettura del perché. No, se però dargliela, vorrei ricordarle una cosa, però. Non sono la perché per fare una cosa del genere, perché non è possibile, non si può essere superficiale, mi chiederà a me. No, ma poi forse io mi chiederà a me o a qualcuno. No, ma io credo che nell'intervento l'abbiamo detto, forse noi radicali trattiamo temi scomodi, che più delle volte per metterci la faccia ci vuole coraggio, come Marco Pannella ha avuto coraggio. Sono fatti vostri, io mi ho tanto lì. Ma no, ma è utile. Io non sono fatti me perché ci ho 76 anni. Ma Marco Pannella ha parlato del dialogo, noi facciamo il dialogo radicale. Risposta però su un'espressione, perché io sono convinto che sia la miseria dell'informazione che anche a non è la sola. Mi faccia finire perché sennò non ne usciamo. Non è sicuramente la sola, e quindi nella ricerca delle cause dobbiamo andare a fare un'autocritica, io dico anche seria, all'interno del gruppo radicale, anche perché siamo arrivati in questa campagna elettorale, diciamo, con degli errori. Mettiamola così. Però questo non è scusami, però. No, permetto di sentire assolutamente da questa linea di risposta. Intanto per esempio fammi finire perché ne devo andare, che c'ho delle cose urgenti da fare. Intanto per esempio c'è un documento che si chiama La peste italiana, che non conosce nessuno, manco quello evidentemente, che forse qualcosa racconta di 60 anni di stato della antidemocrazia italiana, di non rispetto delle regole, non rispetto di questo. Dopodiché perché il signore non conosce i dati di queste elezioni, quali sarebbero gli errori, per esempio del fatto che qualcuno ha deciso di boicottare le liste da qualche parte, e quindi di questi errori. Di qualcuno che si è assunto la responsabilità, magari il presidente di Radicali Italiani, di non presentare la lista amnistia. Esattamente. In Piemonte. Quindi se parliamo di questi errori, non dissente con me. Non dissente con me. Ma questo è un errore, sono d'accordo. Io di questo stavo parlando. Ah,
di questo e di altri simili a questo, perché ci abbiamo avuto pure degli obiettori di coscienza che ha detto più che obiezioni, ma lasciamo perdere le parole per dare una risposta, perché innanzitutto le ricordo che noi come radicali Emma Bonino e Marco Pannella arrivarono a prendere il 9%, l'8,9% all'Europeo del 1999, conseguenti al disastro che c'era stato per tanto intorno. E negli anni, là dovevamo arrivare in realtà al 50-60%, in quel momento Berlusconi che scendeva in campo, e confuse parecchio gli italiani, noi arrivavamo alle europee nel 99 solo al 9%. C'era il nuovo sogno berlusconiano. Questo oggi, se noi andiamo a vedere i dati delle presenze televisive, ci accorgiamo che l'informazione si è stretta dopo Pier Giorgio Welli. Lo ricordate Pier Giorgio Welli? Caro Presidente, voglio l'eutanasia. Là i radicali fu l'ultima volta che riuscirono a bucare bene. Dopodiché, dopo di quella, si alzò un muro. Questi hanno paura anche oggi che chiunque di noi possa appellarsi al Presidente della Repubblica, che chiunque di noi, un qualsiasi compagno da qualsiasi parte d'Italia, avrebbe bene a dire che il suo Presidente della Repubblica, il suo Presidente della Repubblica, non ha svolto secondo Costituzione il suo mandato. E allora perché non ci fanno parlare? Perché se parliamo, andiamo in televisione e diciamo queste cose, diciamo che Zingaretti si ruba, si fa assumere dal comitato del PD il giorno prima di essere eletto alla regione in maniera che poi lo stipendio te lo paga la regione, i contributi che noi restituiamo e gli altri se li tengono, è chiaro che c'è un motivo sempre più stringente per mettere il bavaglio ai radicali. E il bavaglio all'epoca l'ha ricordato Pannella, se lo mise da solo. Oggi io dico, io mi sono stufato di essere trattato come un appestato. Io ho fatto politica nel mio territorio, ho raccolto firme per chiedere al sindaco di Sellia Marina di fare l'anagrafe pubblica degli eletti, no? Di dare un po' di trasparenza. Sì, la faremo quando saremo eletti, sì, ma ancora passati 7 anni niente. Ho chiesto di fare la fitodepurazione, ma buona idea. Tu dici una buona idea. Il dottore Caliò, che è colui che autorizza gli scarichi fognari di tutti i depuratori di tutti i comuni della provincia di Catanzaro, perché questa è una competenza della provincia, della regione demandata alla provincia, aveva detto che qualora fosse realizzato l'impianto di fitodepurazione proposto nella petizione, non diverso, sarebbe stato un prototipo per tutta la provincia di Catanzaro, visto che questi impianti già funzionano molto bene ad affinare i liquami dei depuratori che avvengono per esempio a Rimini in altre città. Cioè, testuali parole, sarebbe stato un modello per l'intera provincia. Allora perché, io mi chiedo, il sindaco questa protesta, no, una proposta, perché questa proposta non la fa? Io non me la sono trovata la risposta. Non ci hanno guadagno nella destra e nella sinistra, perché quando si costruisce il depuratore c'è un'appalto, una cosa, qua si tratta di scavare una buca e mettere 4 piantini, non c'è il business. E quindi noi abbiamo ancora una volta i depuratori che in un comune come il mio, 5.000-6.000 abitanti, popolazione residente, ma che in estate diventano 35.000, tu non puoi costruire un depuratore grande per 35.000 perché negli altri 10 mesi si rompono. Quel depuratore è l'unico che potresti fare, è affinarlo con questo sistema. Noi facciamo la politica sul territorio, quelli se la fanno con la cartuscella, si prendono la nomina della commissione consigliare, piuttosto, l'altra volta diceva Maurizio Turco al canale 5, quelli che li portano si arrobano i soldi, oltre alla politica. Ricordatevi che c'è un'altra schiera di arrobatori, di ladri, e sono tutti quelli nominati, non eletti,
ma nominati nelle aziende municipalizzate, nelle aziende ospedaliere e nelle... i nominati. I commissari. Quelli, i commissari, quelli che ha già scritto un libro, Rizzo, i rapaci li ha chiamati. Rapaci, Sergio Rizzo, Rizzonica, senatrice. Per questo secondo lei credo alle elezioni. Si dà una botta nel rischio che sarà, ma sfonda solo perché non sapete che ci sono i radicali che anziché la protesta rappresenterebbero una proposta. Sono d'accordo con me. Solo per questo. Il nostro, i cittadini non hanno avuto il diritto di conoscere, perché se no in questo momento, anziché fare una scelta, avrebbero potuto dire, ma non sono tutti, proprio tutti, proprio tutti qua. Diverso da salvare ci potrebbe essere. Invece così la scelta ricade su chi rischia però poi di portarci a sbattere. Senti, meglio di quelli che ci stanno, chiunque venga. Io sono convinto che se facciamo una elezione con l'elenco telefonico, no? Mille deputati, deputati e senatori, facciamo un'estrazione di mille cittadini italiani che non hanno problemi, diciamo. Anche se sono pecorari, fanno meglio di quelli che ci stanno. Sì. Il popolo italiano ritiene questo. Poi se prendiamo ad esempio Scilipoti, questo ha ragione. Cioè, io credo che i mille cittadini cui lei ha preso esempio, se li paragono a Scilipoti, si offendono. Si offendono i mille cittadini, no, se li paragono a Scilipoti. La potrebbero querelare per ingiuria. Grazie. Sì, chiudiamo, scusate. Sono abbiamo... le 9. La... Siccome noi stiamo rendendo un servizio gratuito qua. Ce ne andiamo tutti, vi ringraziamo pure, signore. Niente, scusate. No.